Riccardo Cristiano, Liberi TV, Cosenza Pride, in mia compagnia Giovanna Vingelli, che è praticamente, come posso dire, posso dirlo in maniera altisonante, visto che partecipa l'Unical, che sarebbe l'Università di Cosenza, e lei è un docente dell'Unical. Una docente. Adesso i termini, giustamente, anche perché ora ve lo spiegherà lei. Lei è impegnata da anni e una volta abbiamo fatto proprio un convegno dove dicevi proprio l'importanza dei termini. Assolutamente sì, credo che il linguaggio sia importante, un linguaggio non sessista. Oggi avremo una dimostrazione della incredibile pluralità che attraversa le persone, che è importante da riconoscere anche ad esempio attraverso il linguaggio, perché il linguaggio è una forma di potere. Tra l'altro, oltre alle manifestazioni e alle attività svolte all'interno dell'Unical, c'è da dire che tu hai partecipato attivamente anche ad altri contesti, proprio per abbattere quegli stereotipi sulle diversità, che poi non esistono le diversità, o se ci sono inclusive. Le diversità esistono, dovrebbero essere sempre inclusive, non dovrebbe esserci nessuna relazione di potere all'interno delle diversità e delle differenze. Noi come Unical, ma io insomma non sono soltanto una docente Unical, credo di essere anche un attivista su vari campi. Stiamo provando a fare tante cose, oggi è una dimostrazione anche di come sia possibile fare rete fra varie realtà, perché questo Pride, ve l'avranno già detto, ma nasce anche perché gli amici e le amiche di EOS Arci Gay, quando hanno avuto l'idea di far finalmente il Pride qui a Cosenza, hanno da subito coinvolto altre realtà associative e anche altre persone, sicuramente l'università, ma tutto il mondo associativo cosentino e anche della provincia ha accolto con enorme entusiasmo questo Pride. Qui oggi ci saranno, con le loro differenze, anche c'è l'AMPI, c'è Amnesty International, c'è Emergency, c'è la Croce Rossa, tantissime realtà che vogliono contribuire a gridare che tanto si è fatto, ma c'è ancora tantissimo da fare per avere diritti per tutti e per tutte. Perfetto, io ringrazio la professoressa Vingelli, Giovanna Vingelli dell'Unical appunto di Cosenza, di questo contributo, e veramente le auguro un buon Pride cosentino, primo Pride. A tutti e a tutte, primo Pride, speriamo non l'ultimo. No, assolutamente.